I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Buonasera, buonasera a tutti voi. Eccoci che ci siamo intrufolati come sempre nelle vostre case, insomma, come sempre puntuali per passare una mezz'oretta davvero di sorrisi, di gioia e di simpatia. Speriamo di portarvene e ovviamente i consigli proprio speciali per l'esterzione di domani. Andremo magari a parlare dell'esterzione di ieri per chi non ci avesse seguito questo pomeriggio. Insomma, un saluto a tutti voi, un saluto, ben ritrovato Walter. Grazie, ci siamo visti oggi Arianna. pomeriggio. Giornata lunghissima, io e te, ultimo appuntamento della giornata e bentrovati amici, grazie se state cenando con noi, buona serata. Aggiornamento importante per domani sera, per il terzo colpo di questo mese di aprile che sta già andando e peraltro per domani sera è un bel giocare perché con Marco e io andremo proprio a giocare a ruota secca, a ruota mirata, quindi ad avere un'analisi dei numeri comportamentali appunto però mirati ruota per ruota in una manciatina di consigli che speriamo portino buono domani sera. Intanto ricordiamo subito che questa sera avremo anche delle notizie di cui parlare e parliamo, sapete di chi? Di Mirko Bertoncini, che voi direte, bah, io sinceramente non lo chi conosco, sarà? Non è mio amico, non è mio parente, ma è veramente un ragazzo, un signore, adesso non so bene la sua età, che è stato premiato come super venditore folletto 2016, ma voi non avete idea di Quanti quanti ne ha ne ha venduti? venduti? Dimmelo, dai, No, no, forza. dopo, non Ah, ne anticipo, parliamo dai, sì, ne dopo? parliamo dopo nella notizia, che se no svegliamo tutto. Poi Chissà se abbiamo andremo. anche la foto, perché di solito sembrano dei fotomodelli, almeno io li vedo in Ah, fiera. dici che quindi. E beh, secondo me fanno un'indagine di mercato E ben infatti, precisa. Walter, scopriremo anche qual è la sua arma segreta per La vendere, seduzione. dici? Secondo me sì. Scoppa di qua e lava di là, Insomma, si porta a e casa la la casalinga ci vendita casca e anche il del casalingo. folletto. Vabbè, vediamo se troveremo le foto. Abbiamo nome e cognome, quindi magari anche qualche foto ci sarà. Bene. Poi parleremo della casa di Greta, la casa di Ah, Greta sì. Garbo, perché è in vendita a una cifra Sì, l'ho incredibile. Quindi, se siete sentito. interessati, se avete qualche soldino da parte, potete insomma interessarvi e comprarla. Beh, è una cifra davvero pazzesca. E poi sempre cifre pazzesche, è stato trovato, comprato, battuto all'asta un diamante gigante, più di 50 carati, un diamante rosa, ne parleremo tra poco e vedremo le immagini 50 perché, carati. no, di più, 59, Là là. 59-60, una cosa pazzesca. Io ho visto le Una meraviglia della immagini, natura, eh? mamma mia, così se ne vedono davvero davvero Sì. pochi. A Hong Kong è successo tutto questo, ma ne parleremo ovviamente tra poco perché la nostra serata è bella lunga e direi subito, Walter, di partire Soprattutto è all'insegna di dei consigli e dei una. numeri. Esatto, è all'insegna Bene. di Marco e Lio, dei loro consigli e di un gioco del lotto pulito, semplice, però ad effetto. Allora, amici, partiamo innanzitutto dai risultati di ieri sera. Forse dobbiamo ancora una volta renderci conto che si è vinto alla grande, pur non avendo visto l'uscita del 90, pur non avendo visto l'uscita di nessun ritardatario, però si è vinto. E molto probabilmente il 90 è ciò che attendiamo adesso davvero in maniera molto mirata per domani sera, tra un attimo se ne parla. Abbiamo vinto con il 9 e il 33 andato alla ruota di Roma, il 9 e il 30 in nazionale, quindi parliamo di ambi forza 9, ve li ho tra l'altro portati proprio esponendo il concetto, signori, sono due ambi forza 9 che devono uscire, sono forti, eccoli, sono arrivati. Signori, sono due bei colpetti da 250 euro l'uno. A Cagliari al secondo colpo il 10 e il 19, confermando il movimento dei numeri radicali dell'1.
a Bari il 6 e il 69, confermando il movimento dei numeri radicali, in questo caso i radicali del 6, e a Palermo il 70 e il 77, altra infornata di radicali consigliati. E come vedete, insomma, non c'è stata diretta in cui non abbiamo appunto parlato di numeri radicali, proprio perché erano nel loro massimo splendore. Allora amici, attenzione, perché per domani sera diamo un'ultima opportunità a chi non ci avesse potuto seguire oggi. È stata una giornata lunga ed è stata una giornata intensa, ma attenzione, intensa, perché andiamo ad avere tre consigli appunto da parte di Marco e Lio, veramente mirati a ruota, perché l'analisi fatta è veramente strabiliante. Allora amici, innanzitutto alla ruota di Firenze partiamo proprio con il 90, il grande assente di ieri sera. Beh, ci sta anche, va detto, perché il 90 l'abbiamo vinto a Roma a colpo sabato con l'1,90, col 23 il 90, quindi ci sta che ieri sera il 90 si sia preso un colpo di respiro, però il 90 indubbiamente brucia e la statistica ce lo porta. Firenze chiama un 90 da terno a tre numeri. E signori, a Firenze i terni con il 90 sono addirittura due, perché due sono le strade maestre per un 90 mirato appunto a questa ruota, quella di Firenze. Poi, per la ruota di Bari, attenzione amici, perché avete visto il terno in sessantina, e eccolo lì, terno in decina 63, 68, 69 e lambo dei radicali 6,69. Sapete che a Bari il 21 tarda ed è il massimo centenario del momento. Per la ruota di Bari, speciale 21, un unico ambo e un solo ed unico terno. Ed infine amici, arriva una bomboniera, io la chiamo, perché è proprio una caramella d'oro, drops, un bonbon, brava. Perché quando Marco e Lio arrivano con i vertibili c'è da toccarsi i capelli e dire: questo non me lo perdo. Allora, bene, hanno individuato un ambo vertibile veramente secco a due numeri, che ha tutte le carte in tavola veramente per darci una sorpresa a colpo. Non occorre fare i colpi di testa, ma anche solo che un euro, però è un euro benedetto perché ne vale 250. È secco, unico e brilla di suo. Glieli porto? Vai, vado subito in redazione. Venite con me amici, andiamo in redazione. Amici, eccoci qua anche questa sera, e purtroppo è l'ultima volta per quanto concerne queste tre punte di diamante che domani sera attendono veramente di bruciare di fortuna. Allora amici, lo sapete, l'89-22-77 per voi amici di 7 Gold è straordinariamente carico di fortuna, unica registrazione, un solo ed unico colpo di telefono per avere appunto tra le mani i tre assi da calare in gioco per domani sera. 90 Firenze, bravissimi ragazzi, 90 Firenze è mirato signori, qua andiamo a giocare su singola ruota. Firenze chiama un 90, Marco e Lio sferrano i due terni a colpo più forti da andare a mettere in gioco. A un euro l'uno, signori, vogliamo veramente fare un po' come è successo con Roma, con l'1 il 90 e 1,33,90, terno da 4.000 e passa euro. Alla ruota di Bari, l'ambo e il terno col 21 nascono dal movimento numerico che ieri sera ha confermato un 21, probabile all'uscita, quel terno in sessantina ci permette di avere tra le mani un unico ambo, un unico terno. Signori, giochiamoli con prudenza, ma giochiamoli. E infine, beh, quell'ambo vertibile, la gioia, la chicca, il colpo grosso di domani sera, signori, su quest'ambo vertibile, vi dico la verità, me lo aspetto. Ogni volta che arriva un ambo vertibile con Marco e Lio significa averli vinti, e ci proviamo anche per domani sera. Amici, siamo in pienissima diretta, siamo nelle vostre case per un aggiornamento lampo, velocissimo e in attacco e sgancia, il mitico attacco e sgancia che dura pochi secondi e dà in mano tutto quanto, con un solo ed unico colpo di telefono e soprattutto un solo ed unico scatto,
promozione per tutti, amici di 7 Gold, voi avete con un solo ed unico colpo di telefono i tre assi nella manica per domani sera. Andiamo, andiamo con l'89 22 77 con tanta voglia di vincere. Amici, anche ieri sera eravamo, io li ho seguiti da casa ieri sera, però con quel 9 e 30, con quel 9 e 33, con quel 70-77 a Palermo, in quanti avete veramente cenato con la fortuna sul tavolo da pranzo, domani sera ci si riprova. Andiamo, andiamo con tutte le linee agganciate, un 89-22-77, questa sera da non perdere, vai! Eccoci, oh, vediamo, sono curiosa se riusciamo a Mister vedere Folletto. Le immagini Vediamolo di questo signor ragazzo, Mirko Bertoncini. Non so, non ho la più pallida idea di che età possa avere, insomma, premiato come super venditore Folletto del 2016. Ne ha venduti in un anno, sapete quanti? 1371! Oh, ma con quello un che costano, record. Tra l'altro. Costano tantissimo. Mia madre è un mutuo aperto. Costa tantissimo. Le sue armi segrete sono il sorriso, la simpatia, che antepone proprio alla vendita. Ex calciatore, Mirko ha il suo metodo fatto di empatia e simpatia. Prima il contatto psicologico e poi l'aspirapolvere. Ma questo lo vediamo? Infatti, ci sono immagini o non ce l'abbiamo? Abbiamo un problema. Allora ce lo immaginiamo. Aspetta che allora guardo sul tablet, scusami, visto che abbiamo un problema. Brava. Così ve lo descrivo, faccio l'identikit. Beh, 1371 Folletti. Ma esatto, ma poi io non so i venditori che percentuale hanno poi, sulle allora, vendite, facciamo però un conto, Gioia, come se questo avesse anno... lavorato 365 giorni senza mai prendere ferie, ha venduto 4 folletti al giorno. Esatto, ovviamente mettici le ferie, quindi andando, che poi è un lavoro proprio... Beh, comunque sto qua... Porta a porta. C'ha anche la bella casa da pulire, perché secondo me i soldi li ha fatti. Eccolo! Dovrebbe essere lui, guardatelo. No, non si vede perché ho la telecamera un po' lontanina. Però, allora, è un ragazzo, sì, ha anche il suo premio in mano, credo proprio... È un bel ragazzo, confermo. Si intravede più o meno, dai, ve lo ingrandisco. Dovrebbe essere lui. Sì, bel ragazzo, ma sì... Ma evidentemente... Eccolo, la stessa foto lì. Ho trovato. Ah, beh, sì. Vita straordinaria di un venditore di aspirapolveri. Ecco, bravo. Bravo. Bravo Super Mirko, 1371 folletti venduti, chissà quanti soldini anche. Se dovessimo fare i conti di quanti vincite hanno fatto fare però Marco e Lio... Ecco. Non c'è storia. Non c'è storia. Caro signor venditore, vada in pensione in anticipo. Più di 1371, che perché 20 anni. A voglia. Voglia. Ah beh, no, ci sono estrazioni in cui come minimo ci sono 4-5 mila persone che hanno vinto, quindi sì. Ce n'è 12-13 al mese. Pensa a un'estrazione, a voglia, a voglia. A voglia, sì.
Va bene, vai allora. Proprio queste 4-5 mila persone che normalmente per un caso della vita o perché scanalano e ci trovano o perché invece sono proprio affezionati a Marco e Lio, beh, signori, se ce ne fosse anche uno in più domani sera che vince è un trionfo in più e noi lo portiamo. Attenzione, mi raccomando, perché siamo purtroppo in una diretta che ci piace chiacchierare con voi, ma vola. Domani sera, terzo appuntamento con la chance, come dicono i francesi, con la fortuna. Bene, sappiate amici che si gioca a parco mirato, secco, se c'è una condizione la si cavalca a ruota secca, senza sbrodolamenti, senza quindi dover investire, tra l'altro, troppo per andare in gioco, anche se non dobbiamo mai investire troppo, basta anche solo che un euro e si è in gioco. Però meditiamo un attimo, amici, a Bari il terno evidenziato in giallo che la regia ci ha fatto vedere, quindi quel terno in decina sulla sessantina, permette a Lio e Marco di andarci a lavorare dentro alla ruota di Bari. Bari al 21 centenario, Bari al 21 in pericolo, perché i segnali di una probabile uscita di questo centenario ci sono. Per quanto riguarda Bari, Marco e Lio hanno lavorato ad un unico ambo, un unico terno. Signori, occhio. Firenze, porta un 90, la somma 90-25-65 è chiara e tonda? Bene, 25-65, somma 90, con lo stesso ed identico procedimento abbiamo vinto a colpo sulla gemella a Roma, a ruota, a colpo, sabato. Signori, domani sera dovrebbe essere là il colpo per Firenze. Firenze con un 90 capogioco in ambo a due numeri, terno secco. Palermo, ambo di radicali del 7, 70-77, si scatena un probabilissimo ambo vertibile, unico, secco, senza abbinamenti, quindi proprio ambo puro, dove un euro ne vale 242 puliti dalle tasse e da tutto quanto. Io dico sempre, è la spesa assicurata nel carrello al supermercato per 1 o 2 settimane. E allora, ce l'andiamo a prendere per un'ultima volta, temo, mi raccomando, veloci col telefono, preparatevelo mentre io vado in redazione, telefoni alla mano, venite con me. Amici, io vi ho già detto tutto, ero con Arianna in studio, proseguo ovviamente perché lo speciale Firenze 90, terno, lo speciale ambo vertibile, attenzione, e lo speciale 21 per ambo eterno a Bari, li avete qua, all'89-22-77, questa serata sta correndo amici, allora io preferisco parlare poco e lasciare veramente mente lucida e campo libero a tutti quanti voi per questo colpo di telefono velocissimo che in un attimo e con un solo scatto vi mette in mano le tre pepite d'oro per domani sera. Signori, 89-22-77, libero per tutti quanti voi, da questo momento parte, temo, l'ultimo momento promozionale per portare a tutti quanti voi questo nuovo carico di fortuna. Ci vediamo tra poco. Sono tre cifre belle e sono perfette. Apro 9
Eccoci, eccoci, parliamo della casa di Greta Garbo, sì. Che è in vendita, quindi se avete 6 milioni di dollari, ecco, così insomma da parte, potete interessarvi e comprarla. Vabbè, no, a parte gli scherzi, una casa da divina, come solo la grande Greta Garbo fu. Parliamo proprio dell'appartamento in cui la diva visse per quasi mezzo secolo in totale isolamento, dopo essersi ritirata dalle scene dal 1953 al 1990, quando morì proprio a 84 anni. La casa è in vendita a 6 milioni, che sala da pranzo. Si tratta di una dimora sulla 52esima strada, il quinto piano di un palazzo del 1927, in un punto tranquillo come piaceva alla schiva leggenda del cinema. Con vista sull'East River, ha una superficie di 270 metri quadrati e ospita un soggiorno a forma di L con caminetto, zona biblioteca, 3 stanze da letto, 3 bagni, un ascensore privato e un balcone. Ma guarda che casa! È meravigliosa, ragazzi. Mamma mia, c'è da augurarsi che se la sia goduta. Sì. Perché beh, a volte... secondo me sì, dai, dici perché... di no? No, no, me lo auguro veramente. No, riflettevo che non c'è più... rimane la sua casa, a volte diamo valore a cose, siamo di passaggio, no? Sì, sì. Allora mi sono detto, che figata di casa, spero sì, che se la che sia veramente goduta. È vero. Perché a volte le case diventano delle trappole, nel senso sì, preoccupazione, certo. Poi lo sappiamo, poi vabbè, per noi semplici ancora di più, lei più, forse esatto, per loro grandi magari, sì, però sì, bellissima, sì. Eh? È vero, meravigliosa. Con sta vista. E vista pazzesca. Comunque, io proporrei una cosa, amici. Se facciamo una collettina, 6 milioni di euro, facciamo. E ci alterniamo le facciamo visite. Le dirette da lì. Così Casalotto diventa Casa Garbo. Una bella vista, che bello. E a turno i nostri amici vengono a far Casalotto. Li ospitiamo, lo spazio non manca, direi. Ecco, eh? Direi, sì. Direi di no. Direi veramente di no. Cosa dici, Gio? Posso? Oh! Ci danno okay. Ancora un momento per portare fino all'ultimo, grandi. Allora amici, ci danno ancora un piccolissimo momento, proprio una spizzicata di fortuna per chi è rientrato in casa adesso e si prepara ad imbandire tavola. Metteteci anche 3 cedolini di gioco, amici, prima che sia troppo tardi. Domani sera a quest'ora i giochi sono già fatti, tra 24 ore. Allora, facciamo un ultimissimo ripasso. Proprio scuola di lotto. Amici, per domani sera, chi vuole giocare mirato e andare per una strada la più pulita, la più onesta, ma soprattutto la più logica, quindi per chi vuole giocare al lotto domani sera nel modo migliore, partiamo da un'informazione che porta ad un probabile 90 alla ruota di Firenze. Siamo un po' tutti quanti affascinati dal 90. Signori, il 90, attenzione alla ruota di Firenze, perché Marco e Leo per Firenze lo vedono bello, 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 bello. Abbiamo da mettere in gioco 2 terni secchi a Firenze come ruota unica e stop. Quindi a 1 euro l'uno si fanno. A Bari, in molti comunque stiamo attendendo questo 21 centenario. I centenari, lo sapete, per Marco e Leo non sono assolutamente numeri speciali. Sono semplicemente numeri da attenzionare, perché c'è comunque... chi li segue come ambate speciali, ma comunque un ritardatario diventa un numero in evidenza da tenere presente appunto come base di lavoro. Bene, sembra che l'ora del 21 sia ormai prossima, noi tentiamo l'ambo e il terno secco a 3 numeri per Bari. Ed infine abbiamo una segnalazione che porta ad un solo ed unico ambo vertibile. Io che sono telespettatore come voi, amici, perché... ieri sera io per esempio ho seguito Sheila, che era tutta imbardanata di paillette, giustamente, per un'estrazione ricca ci vuole anche la paillette ricca, c'erano Marco e io da telespettatore li seguivo. Ogni volta che arriva un ambo vertibile con Marco Elio ci si allarga il cuore, perché 99 su 100 li sentiamo dire ve l'abbiamo dato e l'abbiamo vinto, e poi arrivano centinaia di cedolini a dimostrazione. Bene, per domani sera un ambo vertibile proprio d'oro, ce l'abbiamo, e anche lì basta solo 1 euro, è a ruota unica e a ruota mirata, quindi andiamo proprio a giocare alla genovese, senza voler spendere troppo, ma per vincere. Porto? Vai. Ultima, ultimissima, amici, venite con me.
e te pareva che all'ultimo momento dell'ultima diretta della sera vado in apnea. Signori, parlate voi che io non posso più. Con l'89 22 77, eccolo qua. È facile, eh? Le cose più facili, amici, a volte io ho paura che veramente sembrino troppo facili. E in realtà lo sono veramente, poi lo sapete con il marchio di garanzia Casalotto. 89 22 77, attacca e sgancia super rapido, è l'ultima occasione, amici, questa sera, e poi verrà cancellato il contenuto per avere tutti e tre i consigli con un solo ed unico scatto. E allora, amici, se siete pronti, apriamo le finestre alla fortuna, questa sera ci cadiamo dentro. Andiamo, a poco, a tra poco. Io sono un navigante del mondo, ascolto le parole del mare, respiro il suo profumo giù in fondo, per non perderne il senso più intenso, è dietro a quella curva del cielo che l'infinito esiste per davvero, o forse esiste solo un momento, quell'attimo di eterno che ho dentro. Parlami adesso, ti sento, portami con te oltre le stelle, dove la notte è buia per davvero, notte che fa paura al mondo intero. La testa e libero la mente e la mia aria vola. Eccoci, dai, ce la facciamo a parlare del gigante diamante che è stato proprio, dai, facciamolo vedere, sì, per 71,17 milioni di dollari, che è pure un vertibile, possiamo anche giocarcelo. Era già stato venduto per 83 milioni di dollari nel 2013. Guardatelo, Ari. Wow, favoloso. Ma il compratore non era riuscito a saldare la cifra. La dimensione straordinaria di 59 carati e 60, con la sua ricchezza, insomma, di colori, supera qualsiasi diamante rosa mai registrato nella storia. Insomma, è stato battuto all'astra. Goditelo, Ari, perché non l'ho visto, guarda. Per voi donne credo che sia veramente, guarda, essendo anche per me, nel senso, di gioielli l'avevo lo sai, è vero, è vero, sì, è vero. E l'avevo proprio addocchiato, sembra finto, talmente grande, bello, pazzesco. Dobbiamo dire ad una persona di giocare, perché la signorina se lo meriterebbe. Che cosa? Di giocare? Di giocare, vincere. Ah beh, c'è 70 milioni di euro. No, ma no, guarda, mi bastano. No. Non lo voglio neanche, troppo paura. Quello da prendere da. Mamma mia, chissà chi l'ha comprato poi. Beh, qualcuno che poi lo chiude dentro una cassetta blindata. Infatti, e lo lascia lì perché è un investimento, non lo puoi portare in giro. Ci dobbiamo salutare. Ciao, Walter. Amore, grazie. Ciao! Ciao a tutti voi, l'appuntamento è per domani, mi raccomando, vi aspettiamo sempre a partire dalle ore 14. Noi di Casalotto e aspettiamo tutti voi. Ciao, buona serata. Buona serata, ciao. Adesso ti sento.